in un bollo intelligente e più che vivo e in un bollo pleno neo le so che crivo e vei cure a penista bravo e sentino freit venga te in tamatero e planta e te vi partì senso valis per un viaggio in popino. Allora, per lungo vivo ai sono in amis Samuele, lei si ubami e Samuele Alessandro Janin, che vuol dire lei è un bello di fronte, se ti mi spiega, no? Insomma, San Gian, lei San Gian, punto, ok. E tra l'altro lo San Gianin era un patuà che comunque la sparlava, magari all'ero già un po', diciamo, piemontesi santa, magari già un po' di fronte, però comunque hai sempre sentito d'anzian come disien e là parlavano San Gianin, e là parlavano San Gianin. La prima domanda, quello che tu mi fa, sono sopretesa, perché so che tu non parli pa normalmente a me su, però le appunto tu un rapporto, lui patuà lo San Gianin, ma la puoi anche l'Angrigny, insomma, lui patuà che ti ha sentito vitto, lui francese, che è famiglia se parlo, e l'italiano. Allora, innanzitutto sono qui con Samuele, che ho invitato a parlarmi del suo rapporto con il patuà di San Gian, San Giovanni, San Gianin, il francese e l'italiano, ma anche con gli altri patuà, anche per lavoro, insomma, sei venuto a contatto con i diversi patuà delle valli. Dimmi, ecco, com'è il rapporto tuo con queste lingue? Partiamo dal patuà, da San Gianin, come lo chiamiamo noi. Si parla ancora, ci sono ancora molte persone che lo parlano, soprattutto persone forse già un po' anziane. E il rapporto è che anche quando ero più piccolo, in certe situazioni, cioè tu vai a trovare una persona anziana, la incontri magari per strada, che ti conosce, lei ti parla in San Gianin. Dà per scontato che tu lo sappia e quindi ti devi adeguare e devi capire. E io l'ho imparato così, provando a rispondere in patois, in San Gianin. Le prime volte sicuramente era più difficile, poi più alleni la lingua, più la parli e più riesci a parlarla bene. E quindi un po' il rapporto è questo qua. Poi è vero, siamo in una zona di passaggio fra il piemontese e il... non esiste forse un vero patois, nel senso che ogni pietra parla un patois diverso, quindi il nostro assomiglia un po' al piemontese, un po' al patuà che parlano gli angrognini della zona bassa o anche comunque con quello di Ora. Mentre ci dovessimo confrontare con uno di Bobbio, il Bobbio Pellice, allora lì diventa già più difficile. C'è molta differenza perché quello è già un patuà più puro, diciamo, meno contaminato dalla lingua piemontese. E sento un poi, naturalmente, il piemontese c'è perché ci sono sempre stati rapporti con la pianura dove si parlava piemontese e poi l'italiano. Quindi il famoso quadrilinguismo, che non ci sono molte zone in Europa dove si parlano quattro. E lo fa il francese, ovvio, dove il francese era la lingua della Chiesa. Quindi, fino a qualche anno fa c'era ancora una volta al mese il culto in francese a San Giovanni. Adesso si sta perdendo questa usanza perché si perde l'usanza di parlarlo in casa. Io, ad esempio, il francese non l'ho studiato alle elementari, quindi non lo so scrivere, perché alle elementari lo fai molto così, lo fai bene, però poi non te lo ricordi. Quindi non lo so scrivere, lo so leggere, lo parlo perché l'ho sempre parlato in casa. Fino a 10 anni, con mio padre e mia madre, si parlava solo francese in casa. Con mia nonna ancora oggi, con mia zia, parlo francese. Ecco, però ta nonno e ta dando parlano San Gianin, no, con lei la storia, chi lei che parlo chi in famiglia? Allora, se ci troviamo in una stanza, magari così dopo pranzo per il caffè, incontro mio cugino, con lui parlo in italiano. Con mia nonna parlo francese e mia nonna e mio cugino parlano
penso un patois. Sicuramente mia nonna e mia zia parlano un patois. Se c'è una quarta persona, il vicino di casa, che arriva da, penso, Cavour, allora si parla piemontese. E infatti, quindi nella stessa situazione possono esserci quattro lingue diverse che, insomma... Io ho un ricordo di alcuni anni fa, dopo la vendemmia, si faceva un pranzo tutti assieme e mi sono trovato in un angolo del tavolo dove c'era una comunicazione in quattro lingue. E quindi veramente era difficile poi capire che lingua dovevi usare con quella persona piuttosto che con l'altra. Faceva confusione. Insomma, il criceto slittava un po' nella mia testa. Dicevo, e quando sono uscito ero un po' ubriaco. Quindi tu sei trovato in una situazione dove tu dovete virare al cane e parlare ubino longo. Però insomma, con la facilità anche, con la capacità di essere appuntato a quattro lingue di Fran, no? Non parlavo ubadino e Dino l'ha detto una cosa ben bella, dunque l'upatuale è la lingua del cœur, cioè nella lingua della maison, soprattutto in catalan, lo francese è la lingua della cultura e quindi anche della religione, in altri casi, insomma, anche la scrittura, il psaume cantique, insomma, anche della musica, perché in Mozambique viene da Caillé, il la viene là. La chanson en français è poca un patois. L'italiano era la lingua per parlare alla gente che arrivava, e quindi alla gente da Val, e il piemonte era la lingua da marcià, conti a di tu. Quindi l'ero in una situazione dove comunque in pochi chilometri cambiavo proprio radicalmente anche la maniera di pensare, perché in una lingua ha sa peculiarità anche a pensare. Ho chiesto, stavo parlando con Samuele dicendogli, guarda, è raro ma è anche molto bello trovarsi in condizione di dover parlare quattro lingue allo stesso tavolo, è anche arricchente. Le nostre valli sono valli che in pochi chilometri quadri riescono a coniugare quattro realtà linguistiche che hanno però ognuna il suo carattere, ognuna la sua... anche la sua forza, ecco, il patois ha una forza, il piemontese ne ha un'altra, come diceva Dino, il patois era la lingua di casa, la lingua del cuore nelle nostre valli, il francese è la lingua della cultura, ma questo anche in Val d'Aosta, l'italiano è la lingua perché arrivava, il piemontese è la lingua da mercato. Per te, caro lei, la lingua che disumo anche a lo parlare, anche se tu sei fatta a boom, cioè però che ti plai di più, che ti trovi che ti ha di facilità. Che ho facilità, che parlo più facilmente l'italiano. Beh. Sto parlando in italiano. Sì. E poi sicuramente il francese. Perché comunque in casa, con le persone che vedevo di più, per i primi 10 anni, che sono quelli che poi ti segnano, ho parlato francese. Ma se sata ranta mesu, si vede ti già noi. Solo dopo è arrivato il patois, con magari il fratello di mia nonna, però lo vedi di meno, quindi lo parlo di meno. Con i miei amici era forse un periodo storico in cui a scuola parlavo italiano, no? Parlavi francese durante la lezione, ma il patois non esisteva, men che meno piemontese. Quindi direi un po' la classifica è quella. Poi tu comunque, insomma, per cuore il francese ce l'hai in casa davvero, cioè in senso che sì. Avendo la tua compagna francese, è chiaro che parlate mai francese no, tra di voi? Perché lei parla francese, io parlo un francese imbastardito, chiamiamolo così, in cui ci infiliamo delle parole in italiano, in cui scappano parole in patois. E però la tua Pablo gli ho per dire, di dire, beh ecco, parlami mo francese perché mi augo ogni tanto fa, e la mi dice parlami mo patois, no? No, parlami no. Mo francese. No, perché lei è mezza tedesca poi mi corregge. E quindi io sono rodorina, però forse cioè, ancora peggio. So, e forse quindi... è peggio. Ecco, invece canto i sotto per esempio in un musico, no? O comunque in una poesia, o se tu ti pensi a un testo di una chanson che tu play sia in patois che in francese che in italiano, ti senti la musicalità di front per l'altra lingua? Sì, forse la musica non è il mio campo in cui posso esprimermi meglio, sono stonato come una campana. Mi piace molto la musica in generale. Da ascoltatore. Da ascoltatore. Tutte le lingue hanno la propria peculiarità e quindi hanno diciamo, suonano bene, secondo me.
stacchi, canta, se ha qualcosa da dire, se riesce a trasmettere qualcosa. E in altro coso, per tu un trabaglio, tu ti ha comunque a che fare, viendo per tua di freno, su disiendrante, no? Ti ha trovato, tu sei, da te capitate, sei veramente, veramente in crisi, perché la persona che ti era in cammino, magari ha intervistato, ha rimandato cosa, parlesse pa bene l'italiano e parlesse molto per tua, e quindi tu era un po', ti sei trovato nella situazione, insomma, un po' scomoda, nel senso che per il tuo lavoro tu magari viaggi molto, viaggi le valli e senti i diversi patois, l'abbiamo detto prima. Ti sei mai trovato nella situazione in cui magari hai incontrato un anziano che l'italiano non lo masticava bene e quindi si è espresso in patois e tu eri in difficoltà perché quel patois era lontano dal San Gianino? Però cercano di venirti incontro le persone anziane, se ti vedono in difficoltà cercano di aiutarti, quindi magari trovano una parola dove in italiano o con il francese, viene più francese. Forse ho trovato più difficoltà a parlare con alcune persone che parlano un italiano perfetto, ma con termini molto tecnici, magari politichese, chiamiamolo così. Allora lì trovo più difficoltà in quello che magari con una persona che è sul tuo stesso piano e ti vuole magari aiutare a capire quello che ti vuole spiegare e non magari ingarbugliare le cose. Ecco, questa è una... quindi la lingua, in senso anche la differenza linguistica, vediamo pure che non, insomma, non divide, ma in qualche modo ci si trova, giusto? Quando c'è la volontà di capirsi, la lingua non è mai un muro, ma semmai... Anzi, è una chiave. Secondo me, a seconda della situazione... Se io parlo, cioè mi sforzo di parlare la lingua della persona che usa comunemente, entri subito in comunicazione, altrimenti c'è diffidenza. Io vedo magari con i miei colleghi che parlano solo italiano, in alcune situazioni in cui la gente ti risponde in piemontese o in patois, se lui continua a rispondere in italiano, a fare domande in italiano, c'è un tipo di rapporto. Se gli parliamo più o meno in lingua, cioè in piemontese, in patois, si apre un po' di più e è più facile la comunicazione. E un'altra cosa ti voglio mandare, lei una domanda che non fa assolutamente. Se tu ti vedi che, insomma, la tua lunga in questione, quindi il patois e il francese, no? E ti proietti tu uno sguardo a 20 anni, dei sia 20 anni, quindi li meina rot, d'euro, che si ingia d'om, ti vedi per il patois e il francese la possibilità di sopravvivere, di restare viva, appunto, o ti veie in quel maniera, insomma, non ti hai forza per la mantenere viva a un padre risultato? Con due discorsi diversi, secondo me. Uno per i francesi, uno per i patois. Il francese, se non lo studi a scuola, la vedo dura. Non ci sono più gli scambi con l'altra parte delle Alpi, la chiesa valdese, dove si è sempre parlato francese, si parla sempre di meno, vediamo i culti non ci sono più in francese, a parte alcuni. Sul patois vedo anche, proprio con il mio lavoro, ho incontrato nell'ultimo mese dei ragazzi che fanno, che salgono con gli animali, negli alpeggi e tutto, che comunque parlano la lingua, parlano patois. E quindi forse c'è uno spiraglio in più, però appunto la lingua deve essere, questa lingua è una lingua parlata, quindi deve essere parlata, non possiamo fermarla su libri o su carta, deve essere parlata. Che te sia un tema che non si affronta neanche su van, cioè viene la persona che non usa un'intervista, e mandita alla fine in un lungo il vivo cantite parlo, punto. Cioè, anche perché come abbiamo un tema, anche il patois, ma anche il francese, il hanno termini specifici per cocoso, cioè vai a essere in un lungo de di precisione proprio, il patois in un lungo di precisione. Certo, questo ti lo parli pa, alla fine ti perde l'usanza della parola. Se tu non parli una lingua, perdi il senso della parola. Come hai detto tu, in effetti, per esempio a Villar Pellice, a Bobbio Pellice, ci sono molti ragazzi, l'abbiamo visto, che continuano a parlare patois fieramente, che salgono, che lavorano la terra, hanno
ma anche nelle altre valli, per esempio in Valmaira, abbiamo visto che ci sono ancora giovani che insomma hanno desiderio perlomeno di mantenere viva la loro cultura anche in Val Germanasca. Tu mi dici giustamente, forse se ci rendiamo conto dell'importanza della ricchezza che ha questa lingua, c'è più probabilità che sopravviva, mentre per il francese la vedi un pochino più dura. Sì, anche poi non dobbiamo me, fossilizzarci su una lingua, nel senso quante lingue si sono perse anche le tracce, sappiamo che sono esistite, non possiamo obbligare una cosa che è in continuo divenire a mantenerla viva. Se sarà, potrà estinguersi. Questo è un percorso naturale. Che mi fa male, ma insomma. Però è così, è sempre successo, fin dall'antichità. E quindi però speriamo che non sia insomma il caso né del patuano né del francese. Noi abbiamo individuato una ricchezza in queste lingue, ci sono degli strumenti per difenderla, per diffonderla. Ben vengano. Benissimo. Sam, ci rivediamo tra qualche anno perché con Lea abbiamo deciso una cosa. Però continuiamo a fare le cose che facciamo bene, insomma, lavorare per queste terre, chi in un modo, chi nell'altro, perché tra tutti, secondo me, c'è buona probabilità di puntare un faro, almeno onesto, su queste valli che hanno ancora delle cose da dire e soprattutto da trasportare, secondo me, anche al di là di queste montagne. Merci bien. Grazie. Della carriera sì.